Ciao a tutti da Mr. Zebra, è Mr. Zebra che vi parla e stasera siamo con una nuova puntata di A Tutto Reality l'Isola. E scusate il ritardo che in questi giorni non c'è stata la live, abbiamo avuto un po' da fare, un po' di bene. E fattore, no, esterno disgustoso, l'episodio 6, e con me stasera ci sono. Giorgio 93. È un assonnato Alex Formula 1 Flame. E oggi, nella puntata precedente, era stato eliminato. Justin. Era stato eliminato Jasmine per nessun motivo. Io non so come mai non hanno votato Ether, ma tu guarda. Mi si spezza il cuore, onestamente. No, ma te l'hanno spiegato, Jacopo e Gabriele te l'avevano spiegato il motivo per cui era stato eliminato. Ah, già, è vero, sono passati un po' di giorni, me lo sono scordato. Io ho una memoria da elefante. Vabbè, quindi oggi vedremo uno degli episodi col nome, col titolo più inspiegabile, perché a distanza di anni non ho capito ancora se era stato tradotto male. Un esterno disgustoso, Asaki Outdoors. Penso Bene. di aver capito, non l'hanno voluto tradurre come un esterno schifoso, ma Outdoors e esterno sì, si può tradurre in questo modo, più o meno. Potevano chiamarla tipo una foresta disgustosa, visto che l'episodio, come sappiamo, è incentrato molto sulla foresta. Comunque, Outdoors è una cosa più in generale, penso che sia per quello. vediamo. Vabbè, Sarebbe potevano stato troppo generico usare foresta, farlo. Non ma saprei, dai. comunque abbiamo Secondo me non è un questo. titolo. Bene, è ora che si comincia con questo episodio. Esterno disgustoso, fra 3, 2, 1, via! Nell'ultima puntata di A Tutto Reality l'Isola, una gara di talento ha mostrato il peggio dei nostri campeggiatori. Da morire dal No. desiderio! Quanto gay DJ. Scusate il commento sessista. Aia. Aia. Nella maniera più crudele possibile. Rubando del Death Note. Certo. Dov'è lo Oh, Shinigami? chissà chi sarà quel qualcuno. Cody, ovviamente. Senti, Ehi, qui stasera, parli con voi, povero Justin, sono che non era niente male in quella stagione. Come, scusa? Non ho capito. Ho Ah, detto tutto, proprio reality, un'eliminazione a l'isola. cazzo di cane. Ma no, te l'hanno spiegato, Sì, perché lo so, sì, ho Cody ha capito. votato Ed ecco la sigla. L'italiano è meglio. To see Ma io I preferisco wanna l'originale. be famous. È come sembra di DJ lo sfigato con gli animali. E il gommone, What? tornate a casa! Oh! Certo, ci stava. Guarda, non esiste umano. Vabbè, Oh, aspetta un paio di ed ecco stagioni. Sadie e Katie, Justin con due specchi. Specchio delle mie brame, tu che sei tutto del reame, chi è il più bello dello show? Ma secondo me Leandro è più bello di Justin. Sarebbero Vabbè, stati sì, bei quello ottimi sì. rivali. Ed ecco il mio trio Te preferito. l'ho detto, se togli quello con la chitarra. La No, sfida di davvero, oggi giuro. metterà a dura prova le vostre capacità di sopravvivenza all'aperto. Non voglio Un mentirvi, esterno qualcuno potrebbe starci disgustoso. secco. Oh, scherzavo. Dovrete Beh, scoprire certo, che invece non esiste scherza qualcosa affatto. in tutto ciò di cui avrete bisogno lo troverete nella natura. Potete solamente se cercate. Quindi è come un viaggio in natura, proprio dovranno cavarsela da soli contro la natura e dire che la natura è molto pericolosa. La prima squadra che tornerà per la coazione avrà l'immunità. E ricordiamo che Gwen aveva messo le formiche rosse nel letto di Ether. Eh beh, lo farei Eh? anch'io, puttanano in diretta televisiva. Ma che faccia fa Trent? Trent, Senza cosa? senso. Sì, li ha mangiati. Sì, sei grande.
Il Gwen fa strada. Oh. Posso camminarci a fianco? No. Ehi, ma non è che per caso c'entra la storia del viaggio? Oh, ma dai, proprio gelato Trent. Ed ecco le carpe assassine. Oh cielo, ecco. Io ogni volta che guardo sti cazzo di episodi mi scordo di ste due. Sinceramente preferisco BFFF, ma chi se ne frega di queste due. Migliori amiche per la vita, e la vita fa schifo, ricordiamo. Chi? Secondo te? Hai liberato nel mio letto l'allevamento di formiche rosse di Harold. Ha fatto bene. Ecco, vedi, per una volta Trendy c'è una cosa intelligente. E allora? Perché? Io la voglio rovinare. Mamma mia. Quanto è cattiva. Ma perché nessuno la vota, cavolo? Ma io dico, perché fermarsi, separarsi dal resto del gruppo per forza, mangiare per mangiare dei mirtilli del cazzo? Esatto, bravo, vedo che hai compreso il concetto. Oh no, sì, se no. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega, ragazzi? Focalizzatevi. Ma un bel paio di lupi che le sbranano. Magari una bella scena. Guarda. Senza cena, vero? Questa è una missione di sopravvivenza. Leggiamo le istruzioni. Chissà, forse qui intorno ci sono davvero delle orsi. Forse che facessimo dei versi quelli comparissero. Non credo sia una buona idea. Oh, Wendy, certe volte sei proprio scemo. Un orso, e chi sei? Kung Fu Panda? No, quello è un panda, non è un orso. Vabbè, sembra un tipo di orso. No, davvero. Sono bravo a cercare il cibo. E anche bravo a mangiarlo. Ma non è un orso. Oh no. Dove siete? Siete nella foresta. Livello orientamento over 9000. Anch'io a volte ho un problema con il senso dell'orientamento. Cosa succede se togli il cervello a Hermione Granger e a Bernadette di Bay the Big Bang Theory? O tieni queste due. Beh, perché accendono il fuoco di giorno? Perché accendere il fuoco di giorno? Ma dai, come una lama. Bravo, Wen. Caspita, bravo. Ma il colore di quel pesce non è che mi dia molta fiducia. Comunque avete visto il pizzaiolo che ha portato? E persino uno quello era la prima versione di Cody. Mamma mia, non farmi le ferite da zero. Queste che due palle. Ma poi scusa, il resto delle carte assassine, cazzo, sono finite. E poi nessuno si è accorto di averle perse. Beh, in effetti, se me le levo dai dagli zebedei, io sono più che così. Tu non ci sapresti neanche arrivare al centro commerciale. Basta. Basta. Gli scoiattoli. Finalmente l'hai detto. È vero. E lo pensano tutti. Sei la ragazza più carina che conosco. Vabbè. Il gusto dell'orrido. Fate quelle bocche e cominciate a limonare, per favore. No, ti prego. Beh, ci manca in effetti la... Vabbè, a parte Owen con Justin, la scena gay ci manca. Tale che sta a fare? Le seghe? La tenda come un ragazzo. Ma bravo! Cioè, stava. Wow, sai piantare la tenda come un ragazzo. Elle, dammi una calmata. Sei proprio cretino. Non sei come le femminucce che si preoccupano di non sforzare. Grazie.
Donna, che c'è per te? Almeno stai guardando il sedere? L'approccio di Duncan è più diretto. È più convincente. Duncan, non si mangiano i conigli. E lo chiamerò no, amichetto. Scusate la pronuncia, amichetto. Qualcuno ha visto Finca Panca e Panca Idiota? E che c'è una forchetta conficcata nell'albero? Beh, magari per segnalare che sei passato a quella zona. State girando a fuori. Wow. Vabbè, almeno non ho trovato. Entrare in una caverna. Più o meno. Batman. Calma, è solo un pipistrello. L'uomo pipistrello. Ecco come siamo considerati. È roba da matti. Sta arrostendo, la pelle è sistemata. Alla grande, il pesce ha un aspetto diverso. Ma che c'entra? Sapei era un pescatore, non un campeggiatore. Punto, lui ha pescato il pesce. Ah, giusto. È stato il giorno più spaventoso di tutta la mia vita. Oh, mamma. Stanno dicendo le... storia di Owen a fumetti. Ma io sarò onesto, Owen a fumetti lo odio. Sono proprio ridicolo. Non riuscirete a sopportare questa vocina, Aladdin? Come? Certo, non ci credo che abbia battuto un orso di 3 metri. Ehi, qualcuno ha visto la pazzia? Oh, oh. Sarà andata a fare i figli? Sì, ma è passato troppo tempo. Easy! Easy! Easy nella marmotta dove si sei nascosta! Oh, oh. Per un momento pensavamo di averti perso. Ehi, quanti maccheroni. Oh, porca Eva. Odi! Codi! Ma che... Codi che strafatotto. Ma la ma qualcuno macchia... lo faccia stare zitto! Minchia, Owen è una scheggia. Ecco, esatto. Grazie, Ether. Sugli alberi, tutti sugli alberi. Non comunque... credo sia una buona idea. Gli orsi si sanno arrampicare. Sì, ma sono troppo pesanti, spesso cadono. Scusate, in alcune culture pisciarsi addosso è segno di virilità, Fichissimo, racconto, ce la pisci. Ne sei sicuro? Perché la storia sto pensando è veramente strana. Sto morendo di paura. Io comunque ti ho avvisato. Una notte tipo questa. Perché in ogni racconto al focolare dice una notte come questo, un momento come questo, ci saranno tre persone perché... proprio come noi? Perché paura, wow. Così? Ma tu hai paura quando c'è giorno o quando c'è notte? No. Beh, di più avrei paura di notte. Appunto, è quello lo scopo. Perché è agganciato alla maglia del suo sportello? Oddio, inquietante. Forte Christian Yaseante. Magari anche in mezzo. Oh no. Bula bula bula. Ma non è bello. Non è stato affatto divertente. Oh, certo che lo è stato. Vorrei tanto che avessero registrato la scena. Oh, aspetta. Fatto. Sei un elemento rivoltante, ma tu piace i tuoi genitori? Non lo so. A tuo padre no, sua madre lo so. Beh, certo che no, l'hanno mandato in riformatorio. Vuole bene. No, che scene. Allora, che facciamo adesso? Non guardare me. È stata tua l'idea di arrampicarci sugli alberi. Senti, perché non chiedi all'esperto cacciatore di orsi? Ehi, Owen, che facciamo? Perché diavolo ne so? Scusa, mi hai raccontato di aver ucciso un orso. E ci hai creduto. Ma non è il fucile, non è il fucile. È tutta colpa tua, se non avessi sicuro in quel modo, non avresti arrivato al nostro accampamento. Scusa, se sei esistito. C'era bisogno. Ehi, vacci piano con quel ragazzo. In fondo ci ha procurato il pesce. Ehi, se lo mangia ora l'orso. Penso che dovrebbe avvenire l'opposto.
Avrebbe dovuto farsi assunto come Cody. Povero Cody. Questa è la prima volta in tutta la stagione che parlano, che interagiscono. Cody e Ether. No, cosa ne sarebbe? Oh, mamma mia. Easy. Ma mi ha fatto una domanda. Ed è? La faccia. Per la barba di Merlino. Ma secondo voi ha preso un costume o ha scuoiato un orso vivo? Ha scuoiato un orso vivo, io me lo sento. Giusto. Questa è pazza quanto Pinkie Pie. Potresti farlo, Iti, potresti farlo. Beh, io ho visto la parodia di My Little Pony, però quella horror. Oddio, quella Omas DJ si è fatta la pipì dentro la tenda. Ancora pipistrelli. Oh mamma. Batman. La fisica, scusate, la fisica è un po' da rivedere. Oh cavolo. Oh cavolo. Meno male che non era finita in mezzo al fuoco. Ecco, quello è il fratello. Probabilmente Chris che è arrivato in ritardo. Ok, ci hai provato. Si vede benissimo che non sei un vero orso. Tu dici? Non lo so. Aiuto. Questo mi sembra proprio vero. È import. Ragazzi, vogliono capire se possono applicarci un'altra volta. Statevi letta, questo è uno scherzo degli autori. Adesso ve lo dimostrerò. Aio. Oh, non so se ci provare a farlo. L'orso. Scusate, gli ha staccato il parrucchino. Ecco, no. Quello che se la rifà sotto. Vuoi dirlo forte? Ridagli i capelli. Sugli alberi. Ma... mamma mia. Brava. Sei stata brava, Bridget. Adesso non abbiamo posto dove calma. È più ganzo. Dovevi proprio dirlo? Dovevi proprio dirlo, eh? Oh, porca puttana. Che sfigata. Non c'è fortunate che sono all'asciutto, però sei di che? Sì, forse conviene andare nella grotta. Devo mi sa che quelle più fortunate sono state sedie e Katy. Già. Ah, a dormire sopra un albero, chissà quanto deve essere scomodo. Vabbè, Sean l'ha fatto tutta una stagione intera, ho quindi. Bisogna dormire sugli alberi. No, perché sono tutte indolenzita. I piccioni hanno una dignità pazzesca. Sai una cosa, bella? Non voglio sentire una sola parola né da te né dal cacciatore di orsi. Se voi due non aveste aspettato da Iscar per tutta la notte, avrei potuto dormire nella nostra tenda. Oh, ma che c'entra l'uccellino? Erano un po' nervosi. Peggiore di tutta la mia vita. Sì, addirittura peggiore di quella sera in cui uscii con un ragazzo dalla ripresentante che aveva fatto un altro. Tu uscivi con un ragazzo? Sì, infatti è. Non so se credo sia più vera la storia di Owen. Cosa? Credo sia più vera la storia di Owen. Ciao, andiamo. Però dai, un po' di fantasia nell'insulto ce l'ha messa. Ma è successo? Lo dici tu, mia cara. Ah, sono arrivati i primi. No, un momento, mancano sedie a Katy. Ma scusa, Easy rimane così con col costume tutto l'episodio? Eh? Easy rimane così con tutto per tutto l'episodio? Courtney!
Avrei sperato anch'io, onestamente. Ridicole. A me dispiace che i creatori hanno creato questi due personaggi. Infatti se ne sono pentiti poi. Lo so, ma meritavano di soffrire. Sì, è finito anche il Festival di Sanremo, grazie al cielo, che non ho mai nemmeno guardato. Ma perché ancora tu finanzi queste merde che escono in televisione? Zebra? Sì? Perché tu finanzi ancora il Festival di Sanremo? E che ne so. Appunto. Comunque... vedo che sono tre pari. Ah, ma allora si vede qualche altra volta la vasca idromassaggio. Che si stanno mangiando i Pringles. Questo fa schifo al cubo. Adesso va meglio. Fa schifo al culo. Al cubo. Ah. Ma io dolce e salato non riuscirei a sopportarlo. Di sicuro verrà eliminato una di quelle due. Guarda, tu prevedi il futuro. Salire sulla barca del perdente e lasciare l'isola per sempre. Per non è sempre. Tra parentesi, non è vero. Come vedo che siete tutti stanchi stasera, ve rilancerò io. Contenti? Ok. Fortini è salva. Duncan è salvo. Bridget è salvo. Curioso. DJ salvo. Harold salvo. Jeff salvo. Tyler salvo. C'è un mistero. Hanno votato per se stessi o hanno votato per qualcun altro? No. Beh, immagino abbiano votato qualcun altro. È stata eliminata Sedi. No, che è stato abbastanza inutile, visto considerato come andrà avanti. Magari una delle due ha tradito l'altra. No, l'hanno votato tutti per loro, perché allora... Giusto per aumentare un pizzichino l'interesse, almeno si fa un tradimento. Questa cosa in effetti è un po' triste da vedere. Beh, no, non è vero. Godo. Beh, diciamo fra la metà e metà. In effetti. Ciao ciao, Katie. Ecco, magari così. La nave affonda. Che cosa vuoi ancora? Niente, volevo solo dirti che mi dispiace di averti spaventata. Io non mi sono spaventata. La situazione era più spontanea. Wow, una ragazza doppiata da Monica Volcano dice di non essere spaventata. Dove l'ho detto? Una battuta? Tricky? Ma no, non è vero che mi odia. Au. Oh, chissà che male. Che dolore. È pazzesca questa puntata. Diciamo che si è parlato con l'uomo con l'uncino. Infatti esisteva un film con un assassino con l'uncino. Boh, come si intitolava? Io non l'ho mai visto, onestamente, se esiste. Assassino con l'uncino, non mi ricordo. Non li guardo. Comunque... Non mi piacciono gli slasher. Comunque se a qualcuno gli viene in mente l'uomo con l'uncino. Con un'unica eccezione. No. Ok. Dunque. Vabbè, dai, però bisogna dire una cosa. Questo episodio in particolare non è propriamente uno dei più ricordati, anche perché la sfida è un po' deboluccia, perché onestamente andare nella foresta dopo che poi scopriremo in che location andranno, viene poco ricordato tutto qui. In effetti, non è tra i miei episodi preferiti. No, effettivamente anch'io avrei sperato che fossero state sbranate dai lupi, però dai. Dai, a tutta la rete era sì per adolescenti, ma non fino a quei livelli. Non è che devi far vedere, non dovevi far vedere la scena che venivano sbranate, basta che venivano sbranate. Tipo Game of Thrones, dicono le cose ma non le vedi. E poi qui si è pure visto le prime scene fra Duncan e Courtney che cominciano a stare spesso insieme.
Sì, a inizio ora e poi si sa. Bene, questo era... Si sarà un colpo di scena. E questo era esterno disgustoso ed è stata un'ottima puntata, è stata eliminata una delle due rompigazzo. Giusto, bravo. E beh, è andata così. Ci vediamo nella prossima puntata con A Tutto Reality L'Isola, che il prossimo sarà Fattore Fobia. Non vediamo l'ora. Ciao a tutti da Mr. Broni Zebra, e con me stasera ci sono stati anche Giorgio 93 e un Alex Formula 1 Flame un po' più sveglio rispetto a prima. Prima eri addormentato e ora sei più sveglio. Bravo, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.